Archietto Ivo Passianti è il vicepresidente del Baseball Club Foggia, che è una realtà, come dire, da Serie A non solo, ma anche da futuro scudetto, se riuscirete a dimostrare sul campo anche tutta la bravura che vi appartiene, giusto? Giusto, e intanto sono iniziati i playoff. La prima giornata è stata una giornata da unplanned, abbiamo vinto tutte e due le partite contro il Modena, che era una squadra molto blasonata, la migliore del campionato italiano. Adesso ci apprestiamo ad andare a Re di Puglia, sabato e domenica abbiamo queste due partite a Re di Puglia. Se riusciamo a vincerne una bene, andiamo alle semifinali, cioè tra le quattro squadre più importanti d'Italia. E quindi, in qualche modo, se noi pensiamo che nel sud ci sono solo due squadre, noi e Paternò, credo che sullo scenario diventa una vetrina interessante in Italia avere la città di Foggia, citata appunto tra le prime quattro squadre della Serie A d'Italia di baseball. Questo è lo sport, ma quanto è importante ciò che fate per la stessa città di Foggia? Come dicevo prima, l'attività agonistica è solo una parte di quelle che sono le azioni che questa nostra società fa, perché noi abbiamo tre squadre giovanili i cui componenti per la maggior parte sono reclutati in un quartiere, che è il quartiere CEP, perché l'impianto è ubicato nel quartiere CEP. Quindi la maggior parte dei ragazzini proviene da un quartiere difficile e che quindi, come si può ben immaginare, vengono in qualche modo tolti letteralmente dalla strada e giocano a baseball, che è uno sport bellissimo per chi lo conosce, per chi lo capisce. Sa che una volta incominciato ad avere una pallina e battere con la mazza da baseball una pallina, non lo lascio più. Quindi è un'azione anche di tipo sociale. Ma abbiamo anche tante famiglie che si sono appassionate a questo sport, che ci seguono anche in trasferta, che seguono i loro bambini, e abbiamo anche la serie inferiore con la serie C. Come fate a mantenervi? Allora, ovviamente, a differenza, diciamo, di altre realtà, questa nostra società si regge su due sponsor importanti, che è praticamente la Tony Insuperabile e la Lotras, e oltre a un contributo che ci dà una masseria didattica, che è la masseria Irene. La maggior parte dei contributi arriva da loro. Noi siamo riusciti a tirare dentro la nostra società questi partner. Il presidente e il proprietario di Tonno Insuperabile è anche dirigente della nostra squadra. Lui si è appassionato, è un ex nazionale di rugby, quindi è un uomo di sport, ha capito la bellezza di questo sport e ci sta dando una mano. E devo dire anche l'amministrazione, per la prima volta, ci sta dando una mano concretamente, perché ci ha messo a disposizione il pullman dell'ATAF per la trasferta di sabato.